Io ho girato sul letto di morte a mio fratello. A mio fratello Ciro di dedicare tutta la sua carriera e così fu. La boxe mi ha insegnato tanto, devo dire che la boxe mi ha dato tanto perché mi ha reso famoso, ha realizzato la mia vita, ma soprattutto mi ha insegnato a saper lottare nella vita. Perché quel ring rappresenta proprio una metafora della vita. Cioè, quando suona il gong, ti ritrovi da solo, tu e il tuo avversario, e devi puntare solo su te stesso. Lo spettacolo si chiama Patrizio versus Oliva, quindi Patrizio contro Oliva, perché è la vita parallela di me atleta e di me uomo. Di me uomo che provengo dalle macerie proprio della vita, quindi significa che vengo da un quartiere popolare come quello di Poggioreale, dalla povertà assoluta, da un papà molto violento che sfogava la sua rabbia su mia madre, dalla morte prematura di mio fratello Ciro a 15 anni quando io ne avevo 12, dove tutti i giorni capitava che alcuni membri della criminalità tentavano sempre di accalappiarmi, di farmi entrare nel loro mondo. E invece, fortunatamente, comunque, i miei genitori mi avevano insegnato che la dignità non ha prezzo, che la vita mia doveva essere nelle mie mani e non nelle mani degli altri. E ho sempre evitato, ho sempre perseguito la strada della legalità e la strada dei miei sogni. E nonostante tutte queste macerie, come dicevo prima, percorrevo 15 km a piedi per andare in palestra, Patrizio, pugile, costruiva comunque la sua carriera. Si faceva scivolare da dosso tutti questi problemi e pensava al sogno che facevo tutte le notti di diventare campione olimpico e campione del mondo. E quindi questa è la dimostrazione, proprio, è un messaggio, questo spettacolo è bello perché è un messaggio per i giovani. E poi c'è la fase bella, è quella di vedermi proprio da pugile, cioè io combatto, interpreto un match immaginario dicendo un monologo, proprio la finale olimpica di Mosca del 1980. Serik Konakbaev, che io considero il mio più grande avversario, oggi siamo grandi amici comunque, sono stato anche nel suo paese, nel Kazakistan, suo ospite. Sì, io l'avevo già incontrato un anno prima delle Olimpiadi, ai campionati europei di Colonia in Germania. Avevo vinto nettamente, ma una giuria proprio ignominiosa diede un verdetto scandaloso. Ma non fui io a lamentarmi, devo dire la verità. Cioè, io chiaramente avevo capito che avevo vinto, rimasi senza parole, ma fu il pubblico a premiarmi con una protesta incredibile. Sul ring lanciarono di tutto. Quando ci fu la premiazione sul podio per dare la medaglia d'oro al russo, l'inno sovietico non si sentì per i fischi. E quando salì sul podio ci fu proprio un tripudio nel palazzetto dello sport, e quindi diciamo il pubblico mi diede quella grande soddisfazione che io meritavo. Però da qui poi nasceva la sfida che io sapevo che dopo un anno e mezzo potevo rincontrarlo ai Giochi Olimpici che si facevano proprio a Mosca, a casa sua. E quindi diciamo che il destino mi ha regalato la rivincita, me l'ha regalato con la favola. Perché con la favola? Perché potevamo capitare tutti e due nello stesso girone, quindi al primo match uno dei due poteva uscire. Invece il destino disse: vuoi la rivincita? Te la do con la favola. Quindi uno in un girone, uno nell'altro, vi potete incontrare solo in finale. E così fu. Io battei tutti gli avversari del mio girone, lui i suoi, e ci trovammo in finale. E quella sera io dissi: vediamo quanto raccomandato sei. Stasera non vince chi ha più tecnica, chi ha più classe, stasera vince chi ha più motivazioni, perché eravamo uguali, eravamo due grossi campioni, io ero già campione d'Europa, campione del mondo. Dissi: stasera vincerà chi ha più motivazioni, e io non penso che tu possa avere le mie motivazioni, perché io avevo giurato sul letto di morte a mio fratello Ciro di dedicare tutta la sua carriera, e così fu. Lui non poteva avere quelle motivazioni, e devo dire che il 2 agosto dell'80, davanti a 40.000 spettatori, io fui premiato con la medaglia d'oro perché vinsi nettamente. Dopo le Olimpiadi, ho cominciato la mia carriera a vincere il titolo italiano, il titolo europeo. E nell'86, quindi dopo 6 anni che diventai professionista, arrivai al mondiale. Ci arrivai anche con un po' di ritardo perché io avevo un enorme problema alla mano destra, avevo proprio un'osteoporosi. Ogni volta che io colpivo la mano si fratturava e quindi ero costretto a fare il match con una mano sola, evitavo di colpire per non sentire le fitte lancinanti nella mano.
e avevo girato, diciamo, l'Europa intera, nessuno riusciva a capire che cosa avevo a questa mano. Intanto però io non potevo più colpire, non riuscivo neanche a versare l'acqua nel bicchiere, pensate, quindi un pugile che combatteva senza una mano, ed era veramente... Però, nonostante tutto, io arrivai al Mondiale. Ebbi la fortuna di trovare il professor Fonzone, Lorenzo Fonzone Caccini San Napoli, che era un primario della mano, il quale capì che cosa avevo, però non poteva più ridarmi la mano di un pugile. Disse, ti posso dare la mano di una persona qualunque. Io disse, va bene, una mano di una persona qualunque, non avendola. Quindi, nell'86 incontrai l'argentino Ubaldo Sacco, che era un grande amico di Maradona, e io vinsi nettamente. Fu un match spettacolare, 15 round veramente di fuoco, e Maradona invece si incavolò dicendo che io non avevo vinto, e dissi, forse sei l'unico che dice che non avevo vinto per questo. Gli argentini sono così, sono molto nazionalisti. E poi fui premiato sullo stadio San Paolo quando io diventai campione del mondo, proprio nella partita Napoli-Roma, e mi diede proprio la medaglia Diego, e devo dire che non avevo una bella faccia, proprio sorridente, però poi dopo ci chiarimmo e tutto finì. Io ho avuto due punti di riferimento nella mia carriera, anzi tre, devo dire. Il mio primo punto di riferimento, il mio faro, è stato mio fratello Mario, che mi ha avvicinato alla box, che lui faceva la box prima di me, e io scimmiottavo proprio lui, perché mi piaceva come boxava mio fratello. Però erano gli anni 70, quindi di crisi economica, mio fratello doveva lavorare, quindi diventò anche campione italiano dei dilettanti, poi passando professionista dovette interrompere la carriera perché doveva lavorare, e lui mi ha avvicinato alla box. Poi ho avuto altri due fari nella mia vita, che erano Muhammad Ali e Nino Benvenuti. Sono gli uomini sui quali io mi sono ispirato, mi piaceva quel modo di combattere, e quindi ho seguito quei modelli. Io lo insegno ai miei ragazzi, perché insieme a Diego Chiuzzi abbiamo un'associazione che si chiama Mille Culure, dove facciamo praticare sport a tutti quei bambini che non possono permettersi, le famiglie, di pagare una retta mensile. Da noi facciamo pugilato, schermo, judo, karate, taekwondo, muay thai. Il nostro intento non è quello di creare dei campioni. Se vengono, ben vengono. Ma il nostro intento è quello di creare dei ragazzi migliori, facendoli vivere quei valori dello sport. Ragazzi, se ce l'ho fatta io, ce la può fare chiunque, perché da dove provengo io, forse provenite anche tanti di voi, quindi ce la potete fare ad evitare quella strada cattiva.